deciso di fare questo video, lo utilizzerò 3 giorni in tutte le condizioni, quindi diamo ufficialmente il via al brand Flying Mi Band 4, a bordo di un treno, e siccome non fa freddissimo e l'aria condizionata va a 3 punti, noi ci infreschiamo così col vecchio ventilatore da nonna o forse del cinese dell'angolo. Preview. E nonostante siamo sul treno e come potete vedere si balla, quindi è anche difficile mettere a fuoco, lui non registra alcun tipo di passo involontario se non quello dei nostri, che ci muoviamo fra un vagone e l'altro, e la visibilità vabbè è ottima, ma siamo al chiuso e con i neon va bene, non è troppo riflettente, diciamo il giusto, si vede in tutte le condizioni. Comunque il treno del venerdì sera è infernale, è sia pieno di gente che giustamente va a casa, e complice anche le vacanze estive, c'è veramente tutto esaurito, posti in piedi in corridoio. Se avete qualcuno a fianco che lavora per non dargli fastidio, lui notifica messaggi e chiamate. Anche il centrino in gomma lui non dà affatto fastidio, e anche le lunghe sessioni al computer non riscontreremo alcun problema, è comodo e non affatica mai l'interno del polso. Ore 11:30 ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati con quartiere, il nostro weekend di test, se riuscisse a mettere a fuoco. Ecco, siamo arrivati con quartiere, il nostro weekend di test, e lo Xiaomi si è comportato molto bene, non ha rivelato passi falsi sul treno, quindi devo dire attualmente lo promuoviamo perché erano veramente bene. Sono più colpito di lui, la sua batteria è infinita, c'è veramente tanta gente e vita, pensate di averla più buona. Wow. E sì, finalmente siamo arrivati a letto, stanchi, la giornata è stata lunga, lavoro, viaggio e tutto quanto, ma lui è ancora con noi. E adesso prima di attivare la modalità sonno, così iniziamo a fare il monitoraggio del sonno per vedere come dorme e come funziona, vi faccio vedere l'applicazione e il riassunto di questa giornata. Una volta sincronizzato il Mi Fit con l'app possiamo vedere i passi fatti, in questo caso 1020 perché abbiamo superato la mezzanotte, nessun dato del sonno perché ancora non l'ho attivata, la frequenza cardiaca che adesso si è aggiornata, il peso e il tracker degli obiettivi. Possiamo andare a vedere vabbè gli amici e il profilo, le impostazioni del profilo, ma questo poi lo vedremo successivamente in un dettaglio. Con doppio clic possiamo andare a vedere i passi fatti, questi sono quelli di oggi ma la giornata appena iniziata non è ancora finita, i passi di ieri, abbiamo fatto 3,16 km, 129 calorie bruciate, tutte le attività, percorsa, camminata, attività leggera, e con i vari dati statistici. Così se noi torniamo indietro possiamo vedere anche le attività, ma in questo caso non abbiamo fatto allenamenti particolari, e il dettaglio delle calorie. Sì, ogni tanto l'app non è che funziona benissimo, è un po' lenta e si ingolfa, però possiamo vedere i dettagli dei giorni scorsi con le attività e i dettagli della bruciatura. Ma adesso ho attivato il sonno in automatico, quindi non ci resta che spingere e provare. La modalità sonno si attiva in maniera automatica, così l'ho impostata, ma si può anche mettere in manuale, ma così proviamo a vedere se va. Quindi basta, sono esausto, finito, quindi buonanotte e a domani. Buongiornissimo, giorno 2 con lui, con il Mi Band 4, quindi adesso andiamo a vedere se per caso ha registrato i dati del sonno attraverso l'app. E visto che devo provare anche lui, il fratellino spazzolino, sempre di Xiaomi, vediamo se per caso con le vibrazioni influenza il numero di passi. Sta sincronizzando i dati, ecco qua, hai dormito, oh, 6 ore e 38 la scorsa notte, questa è la statistica, bene. Con tutti i dati mi sono addormentato prima, carino questa qui, non ho dormito abbastanza, si è addormentato troppo tardi. Va bene, quindi sonno profondo il 28%, 1,50, sonno leggero 4 ore e 48, tempo sveglio 0 minuti. Beh, però non è male. Punteggio del sonno 84, quindi diciamo che il riconoscimento automatico funziona. Prima di lavarci i denti i passi sono esattamente 1209, e adesso procediamo a lavarli.
E una volta finito, sempre 1209, quindi devo dire che ha resistito anche a queste vibrazioni. Veramente buono. Ma adesso la nostra giornata è soltanto all'inizio. Andiamo al mare a testarlo in acqua. Siamo usciti, siamo andati al mare, ma intanto testiamo la salita sul carcavia per capire lui come la interpreta. Andiamo, la facciamo di corsa. E arrivati in cima ci prepariamo ad affrontare la discesa. Sì, vabbè, ma in discesa vanno anche i sassi, che senso c'ha? E infatti lui, secondo me, non vivrà la discesa. E secondo me nemmeno la salita, ma vedremo stasera attraverso l'acqua. Comunque fai questi esperimenti con questo caldo non è il massimo, mi sa che io zuppo al mare. E ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al mare. Sì, adesso ci cambiamo perché fa troppo caldo e subito tuffo. Così proviamo l'impermeabilità e la sezione nuoto. Metto personalizzato e faccio 200 metri spiaggia con scogli? No, no, vabbè, faremo molto meno. Guardate che bello. Ecco, l'unica cosa che manca a Milano, il mare. Sotto al sole diretto della spiaggia, beh, io lo vedo, non so se in fotocamera rende, ma si vede tranquillamente, nulla a che vedere con la Mi Band 3. Devo dire che sotto al sole è promosso, mi sa che la fotocamera ovviamente non rende, ma si vede tranquillamente ed è ben leggibile. Sono venuto all'ombra per dirvi che lui ha un difetto, il cinturino in plastica non è traspirante e sotto al sole vi fa sudare il braccio in un modo incredibile. E sì, mi sarebbe piaciuto un cinturino leggermente più traforato, stile Apple Watch, ma forse è impossibile visto quanto è piccolo e resistente. Beh, non sanno le Maldive, ma va bene lo stesso, adesso ci tuffiamo, nuotatina e lo testiamo in ammollo, finalmente, un po' di fresco. Ah! E adesso, dopo l'attività del bagno, andiamo a provare la corsa sulla sabbia. Allora, l'unica cosa è che dobbiamo prima impostare l'attività come corsa. In questo caso non mi porterò il telefono, lui ci fa un controrovescio e parte, quindi non avrò i dati GPS ma avrò i dati della corsa, quindi il tempo, la distanza, il riposo, il battito cardiaco e la zona. Vabbè, non è possibile perché, ribadisco, non mi porta il telefono perché lui non ha il GPS integrato ma lo prende direttamente dal cellulare. Quasi conclusa la mia giornata di test, ma adesso torniamo a casa. Vi devo dire che anche con gli occhiali polarizzati si vede benissimo, quindi nessun problema con la polarizzazione e la visibilità più che promossa. Questa giornata di caldo, sole, mare, che mi ci voleva proprio, perché va bene il caldo, ma il caldo senza il mare per me non mi gusta. Devo dire, lui promosso, si è comportato benissimo. E come possiamo vedere, per quanto riguarda sabato, cioè la giornata di oggi, abbiamo percorso 7,33 km, risparmiando, molto carino questa cosa, 0,58 litri di benzina, 282 calorie bruciate. L'attività della giornata ci viene mostrata e come possiamo vedere sia il cavalcavia che gli scatti che abbiamo fatto nel pomeriggio nella spiaggia non vengono rilevati. Quanto riguarda le attività svoltesi in maniera manuale, quindi impostando, lui le rileva veramente senza alcun tipo di problema, quindi questo qui è un po' il problema in generale. Quindi va benissimo se dobbiamo fare rilevazione di attività manualmente, ma come potete vedere prima, in modo automatico veramente no. Buongiorno, oggi siamo a domenica e parte il secondo terzo giorno con lui. Andiamo a vedere se la batteria 2, perché al momento sta durando veramente tanto, e a fare tutte le attività di oggi per finire il nostro test, per vedere come va e come si è comportato. Vi posso già dire che la batteria è veramente un carro armato e l'attività fisica, beh, come avete visto nell'applicazione di ieri, non è proprio un fitness tracker, è più un aiuto smart al fitness.
colazione epica, maitozzo top. Mi mancava un bel maitozzo con la panna e la colazione dei campioni. E questo mi dà lo spunto per parlarvi di lui, che non si integra con MyFitnessPal, quindi non potete inserire al suo interno tutte le calorie dei vari alimenti. Quindi lui fa soltanto una stima delle calorie bruciate e non di quelle assunte. Tra l'altro si integra soltanto con Google Fit, quindi se avete dati su tutti gli altri servizi dovete fare una migrazione verso Google Fit, il che non è male perché dà uno step in più di compatibilità, ma non vi permette per l'appunto di calcolare le calorie attraverso applicazioni specifiche come MyFitnessPal, che è quella che va per la maggiore ed è compatibile con tutti questi fitness band. Beati così sul divano, vi dico come si è comportato lui in questa giornata. Ancora veramente bene. Gli ho trovato un piccolo difetto, che quando uno inizia a fare il bagno, cioè sta in acqua mix, lui impazzisce un po', nel senso che non registra molto bene i passi, anche se camminare in acqua, l'attività, insomma fa un po' caciotta come si suol dire, però nulla di grave, l'impermeabilità confermo essere ottima. L'altro lato leggermente negativo che non mi sta convincendo è il calore di questa plastica. In questi giorni che fa veramente caldo ho il polso sempre sudato e per tenere il battito dovete tenere stretto. La cosa migliore è se rinunciate alla precisione del battito e lo allargate leggermente. Poi stasera prima di andare a dormire, solite statistiche, vedremo se abbiamo aggiunto i 10.000 passi. Però mi sembra essere molto affidabile e soprattutto mi piace perché non è mai invasivo. Un'altra cosa positiva che non so se vi ho raccontato è che mi piace la portata del Bluetooth, ma mi piace il riaggancio automatico. Praticamente facendo il bagno a mare e tutto quanto lascio il telefono o sotto l'ombrellone o in cabina, e quando lui entra nel raggio del Bluetooth ti fa comunicare di nuovo le notifiche che uno si è perso, quindi si aggancia e si sgancia veramente in maniera rapida, il che è molto comodo perché non sempre ci possiamo portare il telefono appresso. Ed eccoci qui all'ultima sera prima del viaggio che ci porterà a Milano. Vi faccio vedere i dati della giornata di oggi. Allora, oggi sono una giornata molto più tranquilla, come possiamo vedere sempre le solite attività in modo automatico con il totale dei passi, dei chilometri. Mi fa sempre impazzire questa storia della benzina e come possiamo vedere sono leggermente al di sotto della mia media giornaliera, ma direi molto carino anche il grafico degli istogrammi. Qui siamo stati praticamente fermi perché ho levato onestamente il Fitbit per fare un'attività in acqua, per giocare un po', avevo paura di ingranciarlo, ma per tutto il resto devo dire viene promosso, quindi anche oggi la giornata è stata abbastanza lunga. E questi qui sono i dati sono sempre molto interessanti, mi stanno convincendo, mi piace sempre più questo schema. E vi faccio vedere anche le calorie di oggi con quanto l'ho bruciato, gli intervalli di tempo che sono molto interessanti, e questo qui devo dire è stato molto utile. Mentre queste sono le calorie della giornata di ieri, come vi raccontavo stamattina lui non si sincronizza con MyFitnessPal o con programmi simili, quindi non possiamo andare ad impostare quanto cibo abbiamo ingerito e quindi per fare il calcolo esatto lui ci dia solo quelle bruciate. E per quanto riguarda le notifiche, sì, inizio a sentire la mancanza della possibilità di rispondere direttamente. Quello che mi sarebbe piaciuto non è tanto risposte per messaggi o cose lunghe, ma quanto la possibilità di rispondere a un messaggio vocale direttamente da questo piccolo band. Chissà che la prossima versione, il prossimo Amazfit Bip 2 lo integrerà, perché sarebbe veramente la killer feature. Potete mandare un messaggio vocale. Le notifiche in questo caso di Telegram, come potete vedere gli stickers non vengono visualizzati ma vengono anche raggruppate se abbiamo più messaggi. In questo caso possiamo vedere che ci fa vedere l'anteprima del testo, ma non è possibile rispondere. Possiamo altresì eliminare tutte le notifiche in un sol colpo, quindi non è possibile eliminarne una singola ma tutte le notifiche insieme. In caso ci addormentassimo sul treno risulta molto utile la funzione di sveglia al polso attraverso la vibrazione, e in casi come questi la sveglia attraverso la vibrazione è molto utile perché non disturba le persone vicine e soprattutto permette, se magari state dormendo, di non svegliare chi vi dorme a fianco. Veramente utile e si sente bene, però dovete stringerlo veramente per far sì che la vibrazione sia un po' più intensa. Un difetto della sveglia è che viene ripetuta più di una volta, ma la vibrazione iniziale non dura moltissimo, dura una quindicina di secondi, quindi
molto spesso vi troverete a sentire la sveglia alla seconda ripetizione. E se lanciamo la musica del telefono, lui ci permette anche di controllare la musica direttamente dal polso, mandare avanti e indietro le tracce e fermare o continuare la riproduzione musicale. Siamo finalmente arrivati a Milano Centrale. Finisce così la nostra esperienziale con il Fitbit Band 4 e ci vediamo domani per trarre insieme le conclusioni. Vi comandato, secondo me è un best buy. Allora, tiriamo le conclusioni su questo Mi Band 4. Quello che mi piace, partiamo dai pro: il peso, la forma, perché il peso è veramente leggerissimo, la forma è giusta, è piatto sopra, non si ingancia mai, non si ingarbuglia con nessun vestito, con nessuna camicia, i bordi di gomma lo proteggono dagli urti e dai colpi e il display sembra veramente resistere a graffi e segnature. Il display è bellissimo, è a colori, la luminosità perfetta, si vede benissimo sotto il sole in ogni condizione di luce, è bellissima modalità notturna che riduce la luminosità in maniera automatica in modo da non dover accecare. E proprio l'altra particolarità della modalità notturna è che possiamo, anzi lui blocca automaticamente il fatto del gesto che durante la notte non si attiva, quindi potremo, anche se lo teniamo il polso, lui non si attiverà. E questo è bellissimo per quando si va a dormire. Altre cose che mi hanno colpito: la possibilità di gestire la musica, la possibilità di impostare i timer così come le varie attività sportive in maniera manuale direttamente da qua sopra, la possibilità di avere una sveglia attraverso la vibrazione e il fatto che lui sia impermeabile fino a 5 atmosfere, quindi piscina, acqua, mare, insomma possiamo non togliercelo mai dal polso. Mi piace anche che i cinturini siano compatibili con il Mi Band 3, con quelli del Mi Band 3, quindi se già ce l'avete dovete solo comprarlo e non dovete stare a cambiare tutto il parco cinturini. E attraverso l'applicazione noi potremo personalizzare addirittura la vibrazione e si gestire quanto e come vibrare. Veramente una killer feature di questo Mi Band. Mi piace la personalizzazione dello sfondo, e questo può essere anche un lato negativo. Mi piace moltissimo il fatto dell'avviso di sedentarietà, cioè se siamo troppo fermi lui vibra e dirà fate movimento, fai qualche, qualsiasi tipo di attività, insomma muoviti. E mi piace come registra il sonno e come l'app sia molto social, con tutte le varie particolarità, possibilità di aggiungere gli amici, di sfidarsi in attività sia di fitness che di sonno. L'applicazione è veramente ben fatta e quindi non gli ho riscontrato alcun lato negativo. Da questo punto di vista lo promuovo. I contro che non mi sono affatto piaciuti: allora, il cinturino è molto caldo durante l'estate, vabbè che il periodo tende a far sudare il polso, anche perché lo dobbiamo tenere molto stretto sia per far prendere bene il battito cardiaco, che nella media è preciso ma nella regolazione spot non è preciso, e soprattutto per far sentire la vibrazione della sveglia. Visto che parliamo di sveglie, il lato negativo è che la sveglia ha inizia a vibrare ma ha una piccola durata la vibrazione, quindi sicuramente non la prima sveglia ce ne accorgeremo ma la seconda o la terza ripetizione. Insomma, che non è un difetto ma è una caratteristica da tenere ben presente. Attualmente c'è un bug dell'ID del chiamante che non ci viene visualizzato il nome ma ci dice solo che è una chiamata in entrata. Questo perché i nostri telefoni sono settati in lingua italiana, se lo settate in lingua inglese lui ti dà il nome del chiamante. È un bug software che verrà presto risolto con gli aggiornamenti. L'altra cosa, la modalità del sonno automatica non prende molto spesso i pisolini pomeridiani, molto spesso li cambia per sedentarietà, insomma questo qui va un po' finato perché secondo me l'algoritmo aggiorna anche in base all'ora e in base al battito cardiaco, quindi insomma un po' un mix che fa sì che il pisolino, la classica pennichella da un'ora sul divano, non venga riconosciuta, oppure da un'ora sotto il lettino. Altra cosa che non mi è piaciuta è che le sveglie non sono impostabili attraverso il display della Mi Band ma soltanto attraverso l'applicazione del cellulare. Non ha il GPS, ma questo lo si sa quando lo si va a comprare. L'integrazione dei dati avviene soltanto attraverso Google Fit, quindi non potremmo usare Myte Fitness Pal per le calorie, ma questo già ve l'ho illustrato. Una cosa che mi ha veramente fatto storcere il naso è un po' la funzione nuoto. Allora, noi quando entriamo in acqua lui non attiva in modalità automatica la funzione nuoto, non esiste, lo dovremmo impostare manualmente. Se noi non impostiamo manualmente questa funzione, il display non si bloccherà,
Quindi una volta entrati l'acqua avremo il ghost touch normale per via della conduzione acquatica e quindi lui continua a funzionare, non c'è un'opzione, diciamo, blocca la Mi Band, entrati in acqua. Questo è un po' un difetto e spero che Xiaomi lo risolva attraverso il software, magari un aggiornamento software che metta un tasto rapido per dire guarda, in automatico sono in acqua, blocca, senza attivare la cosa dell'attività, il monitor dell'attività. L'altra cosa del monitor dell'attività è che poi ho pensato per un uso di piscina, infatti il MAE non calcola la distanza e soprattutto senza GPS non riesce a calcolare l'avanti e indietro, perché come si basa il fatto di contare le vasche? Praticamente quando si arriva a fondo vasca lui calcola con l'accelerometro o una viata o proprio un tocco di vasca. Essendo in MAE, non essendoci questa viata, comunque così con la spinta come si fa nel nuoto, quindi arrivando al muro e ripartendo, oppure non battendo da nessuna parte, lui non riesce a capire se stiamo facendo lo stesso percorso all'indietro. Attualmente il quadrante è personalizzabile, ma non è ancora stata rilasciata un'applicazione per poter mettere il proprio quadrante e spero che questo avvenga presto, perché sono veramente semplici ma molto belli e penso che ci voglia veramente poco per farsi il proprio quadrante con la propria immagine o con i propri dati statistici. Che dire, per 35 euro per me è un best buy. E mi scuso se la recensione è stata così lunga, ma veramente ho voluto snocciolarvi appieno tutti gli aspetti di questo Mi Band, che io promuovo a pieni voti, comprato a colpo sicuro e non ve ne pentirete. Non è un Garmin, ma una companion del fitness e della vita di tutti i giorni. Mi piace le notifiche, la durata della batteria è clamorosa, sicuramente non farete fatica a raggiungere i 10-15 giorni con un uso medio. Se fate tanta attività fisica e quindi sportiva, sicuramente 5 giorni li fate pieni, quindi andate tranquilli che lui è un best buy. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo, lasciatemi qua sotto dei commenti, e se non vi è piaciuto ugualmente ditemi perché. Continuate a seguirmi su tutti i social e su bytesidea.net. Ciao da Massimiliano e alla prossima.